meglio la fatica del lavoro, però dobbiamo, diciamo così, essere. Allora, brevissimamente la parola al rappresentante dell'assessore regionale, il dottor Gianni Pezzapelli. Sarò molto breve vista l'ora. Alcune cose molto veloci e schematiche. Mi sembra che la presenza fino a quest'ora dei cittadini di presente, che immagino dalle 8, testimonia un interesse grandissimo per un binomio che è stato sottolineato, e questa è stata l'organizzazione dell'amministrazione comunale di Medico, del sindaco, di mettere assieme le preoccupazioni dei cittadini e della propria salute con la salvaparte dell'ambiente. Altrimenti non si spiegherebbe come mai stanno allo stesso tavolo il professore Vito Iacobino, che diciamo è attento alla salute dei cittadini della provincia di Reggio Calabria, seppure in una branca particolare, e poi l'ingegnere professore Carlo Morambio dell'università. Io credo che nella regione Calabria l'assessore Greco, che è un tecnico tra le altre cose, lui è professore universitario perché insegna alla Federico II di Napoli a Torino, unisce sempre questi due aspetti. In Calabria noi potremmo avere un ambiente che potrebbe essere, e lo è in parte, una grandissima risorsa anche di tipo economico. Quello che spesso e volentieri l'assessore sottolinea è che bisogna essere tutti responsabili, a partire dai cittadini, passare poi ai vari enti, alle amministrazioni comunali, provinciali, regionali. Ciascuno deve fare la propria parte rispetto alle proprie competenze. E così, per rappresentarlo, a me torna quasi l'obbligo di dire che spesso si sottolinea, e bisogna sottolineare in Calabria, che l'ambiente, la tutela dell'ambiente è un dovere per tutti quanti noi, perché se noi parliamo ad esempio di rifiuti, i rifiuti li produciamo nelle nostre case, ma dall'uscio della porta in poi nessuno si sente responsabile di quello che è diciamo, il percorso che i rifiuti fanno. Come diceva il sindaco Ianina poco fa, l'assessore non è potuto venire perché hanno scoperto una discarica così. Tenete conto che nella nostra regione, purtroppo, basta aprire quotidianamente un giornale, si trovano continuamente discariche abusive, e ne abbiamo purtroppo a centinaia, perché questo percorso dei rifiuti, i cittadini stanno attenti a mettere nelle buste quello che producono come rifiuti, dopo l'uscio non si sa che fine fanno questi rifiuti, spesso si lanciano, non si mettono neanche nei cassonetti, purtroppo, come racconta differenziata, siamo ancora molto bassi. Quindi il principio di responsabilità che devono darci, perché la Calabria non ha nuclei industriali che funzionano. Quello che noi possiamo valorizzare anche da un punto di vista turistico è proprio l'ambiente che abbiamo. Lo accennava semplicemente il rappresentante dell'APCAL, ma il nostro mare, io non sono un tecnico diciamo marino, ma il nostro mare è uno tra i più belli. L'assessore, che da 20 anni sta diventando anche 6-7 volte, conosce bene queste cose. Il nostro mare non ha nulla da invidiare al famoso Mar Rosso. Nella vicinissima Scilla è stata scoperta una coltura di corallo nero che è tra le maggiori, non delle, come risorsa, l'ambiente che noi abbiamo e che salvaguardato potrebbe essere una risorsa di tipo economico nel campo turistico e tanti altri campi. L'altra riflessione che mi viene in mente, e vado velocemente alle conclusioni perché mi rendo conto, sindaco, io mantengo l'impegno, noi abbiamo parlato questa sera di una serie di inquinamenti, dell'inquinamento atmosferico che in alcuni punti a Medico ha superato i limiti, dell'inquinamento acustico, di inquinamento elettromagnetico, di inquinamento da rifiuti e così via. E abbiamo detto possiamo stare tranquilli perché qui non abbiamo superato, siamo nei limiti,
però nessuno di noi può calcolare questi inquinamenti nel loro insieme. Se si sommano tra di loro, io immagino che possono nuocere ai cittadini, perché c'è un problema di sommatoria di contaminanti e a questo noi non possiamo sfuggire. Allora, ripeto ancora una volta, l'avrebbe detto in modo molto pressante l'assessore, che ognuno faccia la propria parte. Purtroppo in Calabria, caro sindaco, lei ha seguito pure le vocali tecniche degli ultimi giorni, c'è stata una programmazione nel corso degli anni precedenti che non è stata la programmazione giusta azzeccando, perché in Calabria noi abbiamo 409 comuni e abbiamo realizzato negli anni scorsi 800 depuratori. Chi si intende di queste cose, siccome i depuratori sono macchine complesse che vanno gestite, forse bisognava farne di meno, consorziare più comuni ed essere attenti alla depurazione, perché l'altra cosa che bisogna dire, noi adesso siamo molto attenti alla balneabilità del mare, ma il mare di per sé non produce rifiuti. Siamo noi che scarichiamo nelle fiumare, scarichiamo dappertutto, e il mare poi purtroppo come soggetto passivo riceve tutti questi rifiuti. Quindi la tutela ambientale a 360 gradi è una tutela della nostra salute, è una tutela del nostro territorio, è una tutela delle possibilità di sviluppo economico di questa regione. Quindi io credo che queste cose andrebbero sottolineate e la sensibilità oggi dei cittadini è quella giusta. L'ultima cosa, sì, per l'informazione. Credo che forse il professore Jacobino che diceva, però su queste cose bisogna sempre essere attenti. La nostra regione, la regione Calabria, intanto con i protocolli che si stanno facendo, ogni regione deve incrementare la produzione di energia, sappiamo che è importante, lo diceva la professoressa prima, di energia rinnovabile. La Calabria, che è una regione che produce molta energia, dovrà fare ancora dei passi avanti. Però qual è il problema che noi avremo nei prossimi anni? E credo che noi come cittadini dobbiamo stare attenti, che è notizia di oggi, probabilmente in Sicilia si costruirà una delle centrali nucleari. In Sicilia si stanno programmando parchi eolici offshore, cioè anche nel mare, come succede in Danimarca, che producono energia. E mentre prima la Sicilia importava energia dalla Calabria, basti pensare all'elettrodotto tra Scilla e Punta, che adesso va sotto il mare, domani, tra alcuni anni, la Sicilia sarà essa stessa forte esportatrice di energia. Da dove passerà questa energia? Dalla Calabria. E si sta pensando a degli hub, il termine hub vale più per gli snodi aerei, ma si sta pensando a delle grandi stazioni di qualcosa come 100 ettari di snodo per la distribuzione di questa energia. Allora bisogna porsi il problema di come far passare questa energia tutelando la salute dei cittadini, perché se passano cavi a 380.000 volte, io credo che qualche problema lo creeranno. Come pure bisogna stare attenti, ho finito davvero, qualcuno prima parlava, il professore Morabito, no? Ci sono delle antenne, saranno tutte da vedere, però fanno meno male che quelle messe sui palazzi, giusto professore Morandi? Ci risulta, credo a tutti quanti noi, che in alcune regioni d'Italia che hanno una particolare tutela del loro territorio, questi dispositivi, queste centrali di radiazione eccetera eccetera, vengono occultate in un modo che uno passa e non se ne accorge. Allora su queste cose bisogna stare attenti. L'assessore, credo che qui non c'è, si scusa, è attento su queste cose, perché ha avviato, tra le altre cose, un lavoro sulla revisione della normativa ambientale in Calabria. Pensate, la Calabria, 800 km di costa, viene le sue leggi sull'ambiente, il mare ci dà una sola volta. Allora qualche problema c'è. Nelle leggi regionali non c'è una riga sull'inquinamento elettromagnetico, acustica e così via.
quindi un lavoro concreto si sta facendo nell'interesse di tutti i cittadini.